Ciao a tutti, torna da Lucky Master, molto stanco, molto in caduta libera, 2-2-61, ogni modo, E4, vediamo cosa succede, vediamo se il grande ritorno da computer funziona, speriamo. La tentazione di giocare il gambetto di re è troppo forte oggi, e che vada come vada. La pubblicherò quindi. Che si vinca o che si perda, non importa. 2-2-59, il nostro avversario, il quale sceglie una variante molto tagliente in cui di fatto si mantiene il pedone F4. Il bianco occupa il centro con tutte le sue forze. Continua lo sviluppo. Devo dire che tutto sommato poteva andare peggio, oggettivamente. Ora qui scelta importante, arrocco corto, dando però la possibilità al nostro avversario di attaccare in forze, pure cambiare in F5, attaccare il cavallo in F5 con la donna e poi sviluppare l'alfiere in D2 e arroccare sul lato di donna. E secondo me come piano potrebbe essere interessante. La casa di 3 per fortuna continua ad essere difesa dall'alfiere di donna. Quindi ben venga. Mi sembra rischioso arroccare sul lato di re, perché con la maggioranza dei pedoni 4 contro 2 è facile per il bianco vedersi le linee aperte, purtroppo. Però, ora qui bisogna parare anche cavallo B4. Però cavallo B4, donna E4 scacco. E sinceramente. Ok. Qui mi piace la variante cavallo E4, ma anche cavallo E5 è il suo perché. Anche cavallo G5 è il suo perché, sinceramente. Andremmo a cedere il pedone D4, però con quel pedone G5 scomparso, di colpo andiamo a creare tre pedoni deboli sul lato di re, quindi ben venga. Non soltanto, ma possiamo rifarci anche sul famigerato pedone F4. Adesso in teoria dovremmo avere un pedone in più. In teoria. Ok, qui il nostro avversario attacca in forze la nostra donna, la quale potrebbe cercare rifugio, ad esempio, in H3, interessante, agire sulla diagonale H3-C8, anche donna F3. Sembra interessante, tenendo d'occhio la delicata casa E4. Dopo lunghe riflessioni, donna F3. Tra l'altro, ho letto da poco una frase bellissima attribuita al grande Tal, che più o meno recita così: è più importante il tempo che non abbiamo del materiale che abbiamo. E qui secondo me si dà un'importanza enorme che spesso non diamo in maniera errata al tempo. Quindi già siamo a corto di tempo rispetto al nostro avversario. Qui conviene comunque sia fare del nostro meglio e muovere in fretta. Contrastiamo l'azione della torre 8 con torre H1 e con questa mossa di fatto. Completiamolo, ma non capisco, non capisco. Mi ha sorpreso la scelta del nostro avversario di abbandonare. Anche noi riproponiamo E5 e ci affidiamo alla difesa russa o difesa Petro. Qui mi sembra che sia una buona scelta e per D4 su E5 cavallo
E4 e poi D5. Dopodiché andiamo a riprendere di cavallo. E qui già questa linea l'abbiamo giocata qualche volta. Mi ricorda una Kasparov-Karpov. No, Karpov-Kasparov, scusate. Finita poi in parità. No, era giusta, era proprio Kasparov col bianco. Mi sembra proprio di sì. Kasparov col bianco, finita in parità dopo tante rocchi mosse. È stata una bella maratona quella partita. Mi aveva segnato molto, tant'è che ogni tanto mi piace riprodurla alla scacchiera. Mi ricordo un cavallo F5 tematica. Però intanto giochiamo alfiere F6 con l'idea di giocare torre 8 attaccando direttamente la donna in E3. E poi abbiamo anche come piano G6, alfiere G7, donna F6. Il bianco sinceramente non teme torre 8. E qui però adesso cominciano le grandi manovre. Cavallo E5 si spera che alleggerisca in qualche modo la posizione. Si preme sul cavallo F3. Questo cavallo potrebbe risultare fastidioso in G5. Qualora non venisse cambiato, abbiamo cavallo G6 che attaccherebbe la donna in F4 da valutare. E poi ci sono anche manovre come alfiere G4, da cui andrebbe a premere sul cavallo F3 la torre in D1, oppure F5 picchiando su C2, oppure su E6 picchiando su A2. Diciamo che ci sono diverse opzioni per il nostro alfiere di donna. Qui il nostro avversario punta a premere in forze sul cavallo D6 che fa da scudo alla nostra donna. Intanto cambiamo in F3. E qui vediamo se il bianco procederà catturando di pedone o di donna. Poi. Qui sarebbe interessante alfiere E5. Alfiere E5 è talmente interessante che io la gioco. L'idea è quella di sgomberare la casa F6 per la nostra donna, proponendo il cambio delle donne e picchiando anche su B2. Inoltre ci andremo anche a togliere dall'attacco latente della torre in D1. Qui la più naturale è la ripresa di donna, anche se bisogna fare attenzione ad eventuali scoperte. L'alternativa è la ripresa di alfiere, però quell'alfiere in D5 è talmente ben piazzato che è un vero peccato spostarlo. Da lì si picchia in B2, si tiene d'occhio anche C3. Andata la ripresa di donna e speriamo bene. Struttura pedonale assolutamente pari, materiale assolutamente pari. È arrivato il momento di giocare una mossa impegnativa come donna F6, accettando di fatto una tacita patta. Possibile, bisogna fare attenzione anche al pedone F7 e allora, senza temporeggiare troppo, difendiamo F7, proponiamo il cambio delle donne e premiamo su B2. E qui la posizione sta davvero di patta. Qui però una mossa come alfiere G4 la giochiamo volentieri, attacchiamo la torre nemica, l'alfiere tiene anche d'occhio la casa D7,
adesso qui non è facile continuare. Andata a 6. L'idea è quella di togliere il pedone a 7 dall'attacco dell'alfiere E3 e in alcune varianti guadagnare spazio attaccando l'alfiere sospeso in C4. Prima però alfiere F3 ci piace, blocca il pedone in F2. Attacca la torre in H1 e controlla l'importante casa D1, quindi il bianco non può raddoppiare sulla colonna B. Cosa che ci va benissimo. Sviluppiamo ancora l'altra torre. E adesso direi che col controllo della casa D1 può sembrare interessante un'avanzata dei pedoni ad ovest. Tra l'altro, questa torre non può più contare sul supporto della collega e quindi l'alfiere in E3 risultava. Risultava inchiodato. Adesso purtroppo l'alfiere in E2 ha scelto proprio la casa giusta dove andarsi a posizionare. Allora, alleggeriamo la pressione sulla colonna D e adesso l'alfiere C6 controlla la casa d'ingresso in D7. Purtroppo era interessante l'occupazione della casa F3 con il nostro alfiere di donna, ma oggettivamente questa posizione sta veramente di patta. E con il cambio eventuale delle torri, ovviamente, ancora di più. D'altro canto, finché ci sono delle possibilità, si gioca e quindi vediamo di capire se il nostro avversario è in grado di mantenere la posizione equilibrata. G6 ha l'idea di sostenere F5, guadagnando spazio ad ovest. G5 interessante, l'idea è quella di spingere in G4, isolando di fatto il pedone H5 che può diventare obiettivo di attacco, cosa che infatti il buon Lucky si appresta a fare. Adesso questo pedone diventa un obiettivo di attacco. Alfiere D7 difende il pedone debole F5. E adesso andiamo a migliorare la posizione del nostro re. Questo alfiere taglia di fatto la strada insieme al pedone H5 al nostro re. Quindi andiamo a cambiare gli alfieri camposcuro. Solo che in questo modo il nostro avversario minaccia di entrare pericolosamente verso il nostro pedone A6. E qui bisogna fare attenzione che scivolare in una posizione persa è davvero molto facile in posizioni apparentemente equilibrate. Ragion per cui centralizziamo ulteriormente il nostro re, sosteniamo il pedone B5 in forze e poi valutiamo anche l'opportunità di attaccare con alfiere in E8 il pedone H5. Abbandonato di nuovo, ma scelta decisamente precoce del nostro avversario. Mi ha sorpreso, probabilmente ha visto che magari avrebbe perso. La stanchezza è tanta. Diamo l'ultima rivincita. Rivincita, è da tanto che non giochiamo. La voglia di giocare è tanta, però. No, niente, come non detto, il nostro avversario non è più collegato. Andiamo a vedere se effettivamente è precoce oppure no l'abbandono del nostro avversario. Secondo me sì. Poi è vero che il pedone H6 non godeva di grande salute, però da qui all'abbandonare direi che
ne passa. Vediamo un po' cosa dice il motore di questa russa giocata dal buon Lucky Master. Qui intanto viene attribuito già mezzo punto di vantaggio, che mi sembra tanto oggettivamente in una linea teorica, ma così sembrerebbe il motore, questo dice, noi ne prendiamo atto. Donne 3 può funzionare, Alfieri ne 7 pure. Direi che tutto sommato la posizione a poco si sta livellando verso l'equilibrio. C'è sempre un leggero vantaggio del nostro avversario. Cavallo D5 annulla completamente il vantaggio. Era preferibile per il motore cavallo D5 attaccando l'alfiere F6. Qui dovevamo giocare cavallo G6, ma anche cavallo F3 sembra funzionare. Alfiere D7 invece proprio no. C'è da dire che il motore suggerisce al nero di giocarsela con un pedone isolato in D6. È vero che avremmo la colonna semiaperta C che picchia su C2, però ci ritroviamo con un pedone in D6 sotto l'attacco della torre di 1. Quindi, va. Io ho preferito la più solida, alfiere in E5. Qui bisognava giocare l'interessante alfiere A5. Il nero cambia, circa equivalenti le riprese di donno d'alfiere, alfiere C4 e qui di nuovo siamo in una posizione di sostanziale parità. A ogni modo abbiamo continuato a giocarcela cercando di creare più problemi possibili al nostro avversario. Qui confermo assolutamente la valutazione del motore di assoluta parità. Qui addirittura alfiere F4 avrebbe creato qualche problema a causa dell'attacco contro il nostro pedone in C7 indifeso, ma secondo me in buona sostanza, almeno contro un essere umano, era assolutamente tenibile. Torre di 8 però al motore non piace. Qui di nuovo il problema è costituito da alfiere F4, però alla lunga. Alfiere C8 fastidiosa, ma nulla di preoccupante. F5 corretta. Il motore consiglia re F7, invece qui abbiamo voluto azzardare complicando. Assoluta parità sulla scacchiera. E qui, da quello che vedo, la posizione continua ad essere di assoluta parità e non capisco sinceramente qual è il motivo per cui il nostro avversario in questa posizione di assoluta parità abbia abbandonato. O ha avuto qualche imprevisto, tale per cui ha deciso di porre fine a questa battaglia, oppure semplicemente ha visto che sarebbe caduto il pedone H6 e alla lunga questa maggioranza di 3 contro 2, spinto il pedone H fino in H4 attaccando G3, avrebbe dato un vantaggio decisivo al nero. Però io da bianco, sinceramente, avrei continuato ad oltranza opponendo la massima resistenza possibile. Non lo sapremo mai. Il motivo per cui ha abbandonato, se era per un problema esterno o se era per una valutazione errata della posizione, l'unica cosa certa è che il buon Lucky, con tutti i punti che ha perso in questi giorni di totale latitanza, in cui veramente ha avuto tanti e tanti impegni, comunque sia, è riuscito a risalire, si fa per dire, sopra i 2,270. E di nuovo, per l'ennesima volta, dobbiamo lottare per raggiungere gli agognati 2003, che per quelle che sono le forze del buon Lucky, più o meno, sono i punti che vale secondo i criteri di questa bella piattaforma. Spero che queste due partite vi siano piaciute. Spero che siate contenti del ritorno del buon Lucky. Se si mettete un like, iscrivetevi al canale.
La campanellina, un saluto a tutti, buona serata, alla prossima. Ciao. Fantastico.